novità per la CISL del Piemonte Orientale parlare d'Europa. Tutti gli anni, da quando abbiamo costituito questa unione, noi almeno un evento all'anno monotematico lo dedichiamo all'Europa. Oggi chiaramente il tema è particolarmente ghiotto perché domenica prossima ci saranno anche le elezioni europee. Noi riteniamo che questa sia l'occasione per spiegare a tutto il nostro quadro dirigente che cosa significa per la CISL parlare d'Europa. Fenomeni globali quali crisi finanziaria, recessione, flussi migratori, cambiamenti climatici, sicurezza non possono essere gestiti a livello di stati nazionali. Certamente una conquista della modernità, ma oggi impari a gestire fenomeni di interdipendenza globale. Accelerare l'integrazione economica e puntare verso l'unione politica, ovvero gli Stati Uniti d'Europa, resta per la CISL la strategia vincente. L'euro è estremamente importante per l'Italia in quanto è un paese molto indebitato e ci permette di finanziare il nostro debito a un tasso molto molto basso. Girano queste voci per cui avendo la nostra lira, cioè la valuta nazionale, potremmo rifinanziare il debito quanto vogliamo. Non è così. La crisi del 92 dimostra che un paese può andare in crisi pur avendo la sovranità monetaria. Basta guardare quello che succede in Turchia e quello che succede in Argentina. Oggi si svolgono in contemporanea due iniziative sull'Europa, una qui a Novara e una a Torino, per rimarcare l'importanza che questo appuntamento elettorale, ma non solo, riveste per noi della CISL e della CISL del Piemonte. Un appuntamento significativo nel quale ancora una volta hanno imperato le simbologie e i ragionamenti astratti. La cosa che mi dispiace molto e che mi preoccupa molto è che volutamente si siano confuse le cause con gli effetti. L'Europa è stata ed è una grande idea politica e istituzionale che è monca, che ha bisogno di essere ripresa e rilanciata. Deve essere ripresa e rilanciata sui valori che porta, il valore della pace, il valore del lavoro, il valore del sociale. Noi dobbiamo stare dentro a una scelta politica di unire per avere una visione futura che ci metta anche al pari delle grandi competizioni globali, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Africa, la Russia.